Il consorzio di Proloco dal Sile al Piave, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, presenta il progetto 700 anni sotto il cielo di Dante, un viaggio ideale attraverso luoghi simbolici del nostro territorio, valorizzati a partire da alcune terzine significative del sommo poeta. Ci troviamo in Piazza Ameolo. E Dante, attraverso le parole della sua guida Virgilio, ci richiama e ci ammonisce. Vien dietro me e lascia dire le genti. Sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiar di venti. Seguimi e lascia parlare la gente. Sii stabile come una torre, che non scuote mai la cima per quanto soffino i venti. Dante, ma questo capita tante volte anche a noi, ha compreso quali sono i valori importanti per la sua vita, ma non li ha ancora imparati. A Dante servirà tutta l'ascesa del Purgatorio, a noi occorre tutta una vita per imparare quello che magari a parole affermiamo con certezza. Virgilio richiama Dante, che continua a farsi distrarre dalle chiacchiere altrui, e per questo ha anche rallentato il suo passo. Ecco che il maestro lo esorta a non perdersi dietro a pensieri che non fanno altro che distoglierlo dalla diritta via che ha intrapreso. Perché queste parole proprio in una piazza? Perché essa è da sempre il luogo dell'incontro, dello scambio di opinioni, di punti di vista. Gli antichi greci la chiamavano agorà, il luogo delle relazioni intrapersonali, delle decisioni, il cuore pulsante di una città. Talvolta la piazza può diventare però il luogo della chiacchiera futile, o addirittura dannosa, di quel chiacchiericcio sterile che divide una comunità anziché aprirla ai bisogni o alle necessità dei propri concittadini. Ecco allora il richiamo forte e deciso di Virgilio. Sta come torre ferma che non crolla. Evidentemente nell'immaginario di Dante erano familiari le numerose torri cittadine erette a simbolo della potenza delle diverse famiglie presenti nei comuni, così come le torri campanarie, le torri di avvistamento delle fortezze o i fari per i naviganti. La metafora però ci porta ad andare oltre. La torre è soprattutto un simbolo di fermezza e di stabilità, quel bastione interiore di convinzioni rispetto alle quali talvolta possiamo venir meno o essere tentati di mettere in discussione. Ecco allora che c'è bisogno di un richiamo per ripartire. Dante, alle parole di Virgilio, riparte rosso per la vergogna e noi dietro a lui.